Ora cosa gli dirà? Quindi cosa ti ha detto quello lì che ci Mi ha ragionavi in detto, macchina? ragionandoci per quel poco che abbiamo capito, insomma, anziché andare per la strada che volevamo fare noi, mi ha detto che strada fare per aggirare Cioè, il praticamente di non blocco. seguire le indicazioni che No, danno loro di deviazione di della strada seguire un chiusa, altro perché si pezzo. sarebbe allungata di tanto allora. Mi ha detto ci mettevi qua, ci buttavi un giorno, mi ha detto a fare Oh, tutto il e ci giro. si deve fidare. Fiducia, ragazzi, Fiducia. fiducia! Quando uno ti dà un'indicazione, seguila. Un ragazzino del posto, perché ieri non l'abbiamo seguito quello col trattore e siamo arrivati a 50 km Magari era con la lui strada quello del chiusa. trattore, eh? Era Pensa giovane, te. biondino, Sono tutti uguale. uguali. Via, 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 via. Andiamo? Ciao! Ecco, questa è la strada che ci ha detto. Praticamente è una strada, diciamo, secondaria, però molto pulita, le tengono pulitissime queste strade, eh. Accidenti. Sì. Bah, vediamo dove ci porta, Al massimo ci porterà a casa sua. eh. Te vai piano, Nini, vai piano. Noi, quando abbiamo sbagliato, eravamo dalla parte di là di questo mare ghiacciato, questo bacino ghiacciato. Quindi ci fa girare questo per poi ricongiungerci alla strada, quella principale, la famosa E6. E6. E niente, si dovrebbe, diciamo, aggirare l'ostacolo, diciamo Sì, ci così. arriviamo a pelo alla fine, però non dovremmo prenderlo. Da quanto ha detto Da lui, quanto ha eh. detto lui. Noi fidiamoci perché sennò. Sì. Comunque, guarda che bellezza anche di qua. Diciamo la strada è bella ghiacciata. Però vuol dire che abbiamo delle super gomme. No, no, è pulita, dai. C'è dei tratti che sono ghiacciatissimi, Tipo questo. tipo questo. E dei tratti che sono abbastanza puliti. Basta che non ci siano grandi discese. Se no uno si ferma, mette le ridotte e lascia andare la macchina. Via. Almeno, dovrebbe essere così. Legname misto. Ah, di resina. Guarda bello. Però diciamoci la verità, non ci garba, infilarci in queste situazioni. Queste vie. Guarda, c'è anche un cartello, triangolo, c'è un trattore dietro, una ruspa, c'è qualcosa. Ora non mi dite che è chiusa anche questa perché io vado diritto, eh.
nuovo sulla E6. Quindi quel ragazzo l'indicazione ce l'ha data giusta. Bene, bene, meno male, va? E ce l'ha data anche bella. Cioè. Però è stato un bel Oh, abbiamo trovato anche le renne. Proprio in mezzo alla natura, spettacolo. Fatta perché ci si accontenta tanto noi. Praticamente non abbiamo trovato niente, la strada è deserta, si va. Siamo a 10 km dal circolo polare artico. Sì, però freddo. C'è il rischio che il piazzale sia chiuso, quindi ci fermiamo qua. Siamo così. So quanta neve si vede. Noi però si mangia un bel risotto. Abbiamo fatto un risotto con latte e formaggio, che è una squisitezza. E via. E niente, poi ci si riposa e domani è un altro giorno. Oggi tanti chilometri comunque abbiamo fatto. Sì, ma perché alla fine bisognava macinare questi chilometri. Perché per forza. Ma più che chilometri, tempo. Perché come chilometri non sarebbero neanche tantissimi. Però ci sono dei limiti di velocità da rispettare, che si va dai 50 ai 70, 80 proprio pezzettino breve. Ma... E quindi si impiega un sacco di tempo per fare. Oggi mancavano 40 km, dava tipo un'ora per arrivare. È tutta curve, poi è un'unica strada, un unico senso di marcia. Quindi anche i camion, se li trovi giustamente, bisogna stare fermi lì dietro e il tempo che ci vuole è questo. Però via. Va bene. Allora ci vediamo alla prossima. Ci accontentiamo, eh? Sì.